Ciao Antonella, buonasera. Rieccoci. Ciao Edel, buonasera a tutti. Stasera vada bene l'audio. Sì. Prove tecniche fatte, stasera non ci ferma nessuno. Oh, Perfetto. bentornata, bentornata. Grazie Questa sera mille. rifaremo l'introduzione, quindi, perché l'altra volta ci abbiamo provato, però ti dico anche riascoltando la diretta si fa veramente fatica a capire. Ed Immagino. queste non erano interessate, però insomma non si capiva. Stasera invece ce la facciamo. Cioè, c'è un rumore, non so se lo senti anche tu, oddio, cosa succede? Prova a parla, scusa. No, No, adesso ci manca ancora, no, eh. no, no. Facciamo le dita incrociate, stasera ragazzi parliamo di animali, ce la facciamo. Perché sono andata nello studio con wifi, quindi spero che si senta bene. No, devo dirti che si sente molto bene, quindi stasera non abbiamo nessun tipo di problema come l'altra volta, rimbombi, voci metalliche. Allora, ripartiamo da te. Fantasticamente stasera parliamo degli amici pelosetti, Finalmente. che io amo tanto, che tu ami tanto. Ci sono Sì. tantissime persone che amano gli amici pelosetti e quindi per me è un piacere perché tutti lo sanno, io adoro gli animali, però al di là di quello ti richiederò con franchezza, rispiegaci quello che è stato un tuo percorso, giusto per farti conoscere. Antonella, cioè, come inizia questo percorso? Non ti chiedo perché ti indirizzi agli animali, perché si capisce, però come nasce il tuo percorso verso gli animali? Allora, praticamente io ho sempre avuto un amore viscerale verso gli animali, sono sempre stati la mia grandissima passione sin da piccola. A un certo punto, verso l'età di 10 anni, sono voluta andare a cavallo. Mia madre non era assolutamente d'accordo perché aveva paura per il corso, per questo e per quello, però alla fine l'ho convinta e sono andata dai cavalli. Quindi ho iniziato a montare all'età di 10 anni. Sono sempre stata nel mondo equestre dall'età di 10 anni. Praticamente, passando con il tempo, avendo fatto poi le superiori, eccetera, mi sono iscritta all'università come veterinaria. Solo che dopo 3 anni di iscrizione, mi sono dovuta togliere per problemi personali. Però la mia intenzione era sempre quella di dare del benessere, di fare del bene per gli animali, fare qualcosa per gli animali. Quindi avevo cercato delle scuole, qualcosa di alternativo in Italia, ma effettivamente all'epoca non c'era niente. Quindi decisi di iniziare un percorso di Reiki, perché visto che Reiki è comunque un percorso di guarigione, avevo pensato di farlo per indirizzarlo poi verso gli animali. Quindi nel 2003 mi ero iscritta a un corso di Reiki, sono poi diventata Reiki Master del metodo Usui e ho cominciato ad utilizzare Reiki sulla mia cavalla. Visto che era un esperimento, iniziai con la mia cavalla e vidi veramente degli ottimi risultati perché lei era veramente felice di ricevere questo tipo di guarigione. E la si vedeva, si tranquillizzava, era serena. Nel frattempo un'amica mi regalò un libro di Applegger che riguardava cranio sacrale. Rimasi immediatamente affascinata. Quindi iniziai anche un percorso come cranio sacrale. In questo caso era solo per umani, anche qui. Iniziato nel 2003, finito nel 2006, perché comunque era un percorso di 3 anni, non a moduli di una settimana come si fa adesso, ma è proprio un percorso completo di 3 anni. E iniziai a sperimentare anche il cranio sacrale, sempre sulla mia cavalla e anche sui gatti. Io all'epoca facevo anche esposizioni di persiani, quindi iniziai a utilizzare sia Reiki che cranio sacrale, sia sulla cavalla che sui gatti. Man mano che poi magari montavo anche altri cavalli, utilizzavo queste tecniche per vedere un po' come funzionavano e tutti quanti
erano comunque contenti e felici di ricevere questo tipo di trattamenti. Nel contempo ero diventata tecnico di abiturismo FISE, poi giudice di salto ostacoli FISE. Antonello, scusa, proprio, hai le cuffie tu? Ah, qui no. Hai le cuffie? No, qui Perché ogni no. tanto la voce, cerca di stare ferma perché ogni tanto la voce va e Siamo a posto. Così va viene. No, bene? sì, va benissimo, vedrai che va, tu fidati, vai. E poi vabbè, praticamente ho iniziato questo percorso di cranio sacrale facendo notevoli aggiornamenti, sia per quanto riguardava la nascita, la biodinamica viscerale, stress e traumi, embriologia in pratica, seminari di anatomia esperienziale riguardanti il sistema scheletrico, il nervoso, il neuroendocrino, gli organi, i visceri, i traumi di nascita con personaggi famosi tipo Lucleia, Lugolotti, il Mulvide, il Grange, la Tettini, per dire, avevo nel frattempo aumentato le mie conoscenze. Poi appunto avevo iniziato a fare dei percorsi anche come istruttrice, come tecnico di equiturismo, giudice di salto ostacoli, ho seguito dei corsi di T-Touch sia per i cani che per i cavalli. Tutto questo sempre nel 2011-2012, avevo seguito dei corsi di fiori di Bach all'Uni3, quindi anche con i fiori di Bach per gli animali, poi stretching per il cavallo, pronto soccorso equino, poi avevo fatto corsi, sto ancora facendo corsi di Theta Healing, anche l'anno scorso ho fatto degli aggiornamenti per Io il Creatore, e finalmente nel 2012 ho iniziato fare osteopatia per gli animali. Ho trovato una scuola a Bergamo dove facevano Come osteopatia vediamo, non c'è niente. Ok. per gli umani, avevano inserito anche un corso per gli animali. Quindi ho seguito questo corso di osteopatia e sono diventata osteopata. Da allora praticamente sto seguendo questo percorso sia di osteopatia e di cranio sacrale che applico fisicamente sugli animali e in separata sede faccio anche praticamente guarigioni per gli animali a distanza, mettendo insieme tutte queste tecniche che ho imparato. Quindi è una cosa Certo, personalizzata, insomma. perché poi chiaramente più conoscenze, poi uno le assembla e ognuno poi crea un proprio metodo di lavoro, no? Sì, per quanto concerne il tipo di guarigione, sì. Poi per quanto invece concerne la questione proprio fisica effettuata sull'animale, lì utilizzo osteopatia e cranio sacrale. Li metto sempre insieme perché è il tipo di cranio sacrale che seguo, segue, quello biodinamico. Quindi è un tipo di cranio sacrale che va molto più in profondo, dove si va a contattare proprio il sistema in un modo un po' diverso rispetto al cranio sacrale più classica che viene studiata a livello osteopatico. Entra proprio in un sistema di respirazione primaria dove si va a contatto, se si può dire, dell'anima dell'animale. Eh beh, sì, certo che si va a contatto dell'anima, anche perché l'altra volta parlavamo, poi non lo so quanto le persone sono riuscite a capire, ci avevamo provato in tutti i Grazie. modi, non ce n'era, però se ricordi avevamo parlato anche del fatto che intanto, vabbè, io vorrei parlare anche di una cosa, però prima di ciò che stavo per dire. Quanto gli animali si prestano a noi, sai, da pet terapia dove gli animali vengono utilizzati e quindi hanno un ruolo importante e quindi la comunicazione che in realtà l'animale ha con noi, sempre più spesso, ad esempio, l'animale viene, non so come dirti, portato in ospedali o hospice dove le persone alle quali ne vanno a contatto traggono beneficio. I cavalli hanno un'energia stupenda,
Bellissimo. Vado, a parte l'esperienza che ho avuto io, che il cavallo mi ha rincorso, però vabbè, Mi l'unica volta che piacevi, sono mi piacevi. camminata. Il rincorso battaglia. Ah, va, ci salivano i bambini. L'ultima volta che l'unica volta che ho pensato di salire su un cavallo, questo mi ha guardato, si è imbizzarrito, ha scavalcato la staccionata e io son fuggita terrorizzata. Questo mi correva dietro. Non sono più riuscita a salire su un cavallo, però panico, lo stato puro. No, Però capisco, cioè, perché sono animali di 600 kg e se non si è abituati a vederli davanti sono veramente grossi, maestosi e poi comunque bisogna avere polso per trattarli. guarda, Tanta non ci gente siamo, noi ci pensa che siamo siano dei guardati. giocattolini, ma sono veramente pericolosi, nel senso che... Io sto cavallo ci siamo guardati, lui nel suo recinto, io fuori dal recinto. Non ho neanche avuto il bene di dire ciao ti tocco, come va guardato questo dato di matto, non lo so, non sono più riuscita a avvicinarmi a un cavallo, però al di là della mia esperienza, sì, traumatizzata, figurati. Però al di là di quello, cioè, effettivamente si trae beneficio da loro e quindi c'è questo prestarsi dell'animale per noi. Allora, tante persone si avvicinano al mondo equestre proprio perché il cavallo ha un tipo di energia molto particolare. Allora, è più simile, anche se è un erbivoro, quindi è totalmente diverso da un carnivoro, però ha un'energia molto più simile a quella del gatto. Loro si offendono in fretta. Io mi ricordo la mia cavalla, non solo lei, comunque i cavalli che ho montato, quando entri in sintonia con loro e magari te ne vai via quei 10 giorni di vacanza, quando torni non hanno l'atteggiamento del cane che ti viene incontro, ti scodinzola, è contento. Loro stanno sulle sue. Se poi li monti i primi 2 o 3 giorni, sono veramente recalcitranti. Sì, fanno le cose, ma le fanno veramente contro voglia e poi sono veramente offesi. Cioè, come mi hai lasciato qui da solo? Sì, si offendono tantissimo. Hanno proprio più un atteggiamento da gatto sotto questo punto di vista. Faccio il paragone con i gatti perché è più facile da capire persone che magari non conoscono i cavalli. E hanno veramente un atteggiamento di questo tipo. Si offendono in fretta, sono permalosi e comunque veramente a livello di pet therapy sia i cavalli che i cani che i gatti sono eccezionali. Eccezionali perché quando tu sei in casa e hai di fianco un animale, veramente ti dà tanta pace, tanto amore. Sono proprio veramente disponibili. Fanno tutto per cercare di esserti vicino, di starti vicino per darti conforto. E poi comunque quando sei ammalato, quando c'è qualcosa che non va, se ne accorgono immediatamente, subito. Io vedevo anche i cavalli che ho montato quando entri ovviamente in sintonia, non è che li monti una volta, poi non li vedi più, quindi monti il cavallo e sei in sintonia, se tu hai qualcosa che non va. Fanno veramente di tutto per cercare di stare tranquilli, per cercare di farti stare bene, per cercare di assecondarti. E quell'ora che passi con loro, veramente la mente si libera, non hai più pensieri, cambia completamente l'umore. Questo quando sei col cavallo, quando sei con il cane o con il gatto. Se uno ci vive, sa come si comportano, quindi il gatto. Magari ti viene lì vicino, dipende un po' dal tipo di soggetto, però c'è chi ti si mette proprio a fianco, chi ti si butta addosso, chi resta nella stanza per dire io comunque ci sono. Cioè, se uno conosce i gatti, sa che è il loro modo di fare per dire io sono qui, se tu hai bisogno, io comunque ci sono. E stanno lì nella stanza con te. Il cane sa. È sempre disponibile. Sì, è vero. Sì, dovremmo anche parlare di entro nell'ambito ancora più profondo, perché chiaramente tu fai anche questo, quindi adesso entro proprio nell'energia dell'animale.
Sai che io insomma ci giro intorno, poi vado sempre là, è una deformazione. Questo, Però sì. sì, entriamo invece più in profondità nell'energia dell'animale, dove effettivamente il regno animale, detto volgarmente, è a nostra disposizione, no? Il regno animale si sacrifica per noi, ma Assolutamente. non, allora, al di là del discorso alimentare. Che mi viene male solo pensarci, beh, io sono vegetariana, quindi, però si sacrifica anche nel senso che laddove ci sono delle malattie, ne stavamo parlando l'altra volta, no? Laddove ci sono delle malattie, loro effettivamente assorbono quell'energia e laddove non riescono a togliertela tutta, perché poi chiaramente dipenderà da ciò che è la malattia, loro però ne assorbono gran parte. Sì, allora l'animale tendenzialmente loro sono qui per farci compagnia Certo. principalmente. Poi, comunque, essendo a stretto contatto con noi, man mano hanno sviluppato un tipo di comportamento differente e tendono, quando noi non stiamo bene, ad assorbire le nostre energie. Quindi, se una persona è malata, tendenzialmente l'animale, ovviamente ci deve essere un contatto effettivo Certo. emotivo, non l'animale che passa perché non si è in contatto. Però l'animale che è in contatto con noi tendenzialmente tende ad assorbire sia i nostri disagi psichici che i nostri disagi emotivi, che i nostri disagi fisici. Allora, può capitare che magari, non so, una donna può avere un tumore al seno e si ritrova il cane o il gatto sempre attaccato al seno, malato. Questo per fare un esempio. Esempio. E questo è perché l'animale sente che c'è questa problematica e cerca di alleviare il dolore alla persona. E nello stesso tempo però si assorbe anche la malattia. Allora non è Certo. detto che l'animale si ammali, però sicuramente entra in un profondo disagio, in profonda disarmonia. E c'è il problema che l'animale non riesce a scaricare questa cosa, perché allora se una persona è malata, va da uno sciamano, lo sciamano si fa carico della malattia della persona e ha delle tecniche per scaricarla. Sì. Certo. L'animale non lo sa fare, al momento, attualmente non lo sa fare. Non è detto che col passare del tempo, che magari imparino anche loro, però al momento l'animale non lo sa fare, quindi prende, assorbe queste energie, se ne fa carico, entra in disagio e si tiene questo disagio che si può trasformare da una disfunzione a una malattia. Ci sono, ad esempio, casi, allora una signora tempo fa stava male e aveva di fianco una micia che anche lei non stava tanto bene, anziana. La micia stava sempre vicino a questa persona, a un certo punto la micia è passata, è andata oltre. La signora è stata meglio, ma perché è stata meglio? Teoricamente avrebbe dovuto star peggio perché è morta gatta a cui lei voleva tanto bene, quindi avrebbe dovuto star peggio. Invece è stata meglio perché? Perché la gatta si è assorbita tutta la parte di disagio in più, in eccesso che aveva questa signora e se l'è portata via, se l'è portata nell'oltre. La signora è stata meglio perché l'ha liberata da questa cosa. Questo è un esempio. Infatti, guarda, sto guardando Cinzia, ti ascolto, ma guardo anche i messaggi. E Cinzia dice: io sono stata operata alla tiroide e la mia cagnetta poco dopo ha dovuto subire lo stesso intervento. Sì, capita, capita, vabbè, non hai detto che succeda tutte le volte, però capita sovente. Io, sai, vorrei dire che a volte loro riescono ad assorbire anche situazioni a nostro sfavore, che sì, cioè quindi non solo malattie, ma Sì, anche situazioni in generale, no? anche In livello. generale loro
creando questa protezione. Io avevo la mia cavalla, ma purtroppo aveva avuto la laminite, con una rotazione della falange, eccetera. Ho dovuto purtroppo sopprimerla, non c'è stato più da fare. All'epoca non ero ancora osteopata, avevo chiamato, penso, tutti i veterinari della Lombardia, non c'è stato veramente niente da fare. Lei, pur stando veramente male, noi eravamo veramente molto, molto in simbiosi. Quando io arrivavo, lei era sempre in piedi. Dicevo, ma non sta così male. Poi un giorno sono arrivata in un orario diverso dal solito e lei era stesa per terra. Allora ho chiesto il manager e mi hanno detto: no, guarda che la cavalla sta stesa tutto il giorno, lei si alza solo quando arrivi tu. Cioè lei sapeva che io arrivavo e voleva assolutamente farsi vedere che stava bene, non voleva che io mi preoccupassi. Era lampante questa cosa, lampante. Cioè, lo fanno gli animali, se si rendono conto che ti stanno procurando un dispiacere, un qualcosa, fanno di tutto per cercare di alleviarti questo peso. Senti, io devo chiederti una cosa, vedo che intanto le persone ci stanno ascoltando, ma non, no, stavo per dire non ci sono domande, invece Lorena ne sta facendo una. Ti dice, quindi gli animali che vengono utilizzati per pet therapy sono soggetti ad accumulare le problematiche delle persone? Assolutamente sì, infatti il pet therapy dovrebbe essere fatto in modo molto, molto dilazionato, cioè di solito si utilizzano i labrador o animali comunque molto tranquilli, pacifici, che sono in grado di riuscire a dare sollievo alle persone, però devono farlo veramente in tempi e modi molto dilazionati, perché se tu porti tipo un labrador, adesso va bene col Covid, non si può fare, però li Non porti in ospedale, in un hospice, assorbono veramente tutte le energie delle persone che stanno male, loro non sanno scaricarle. Quindi il modo che hanno, magari si mettono a correre, giocano, poi fanno qualcosa con il proprietario, però per loro è veramente molto gravoso, è un compito molto molto pesante, perché non riescono a scaricare questa cosa e se la scaricano, la scaricano magari appunto correndo, facendo cose di questo tipo. E devono farlo, non so, tipo in una settimana, 2 volte, non troppo, perché rischiano di sì, ammalarsi. soprattutto negli hospice, sai, io ricordo quando io ho avuto sia mia mamma che mio papà nell'hospice e portavano questi animali, li lasciavano entrare nelle stanze e li lasciavano lì. Ed erano Labrador e quindi loro si sedevano. Io mi ricordo dove c'era mia mamma, c'era questo Labrador che entrava, si sedeva e metteva il muso sul letto. Perché, beh, mia madre non riusciva a muoversi, quindi lei lo accarezzava, lui stava lì e non si muoveva più, sai, e facevano il giro di tutta la stanza. Non è che fossero in tanti, gli animali che portavano, Grazie. erano due o tre, perché in realtà devo dirti che non erano in tanti, e questi cani facevano praticamente tutte le stanze e rimanevano quasi un'ora, circa un'ora, no? Però a livello pratico, aspetta che c'è Gianna Marino, ciao Gianna, sta dicendo, il mio cane aveva un rapporto simbiotico con mia madre, quando lei è stata madre lui praticamente viveva sulla poltrona accanto al suo letto. La notte in cui lei ha lasciato il piano terreno, lui era come impazzito, da quel giorno non è più entrato in quella stanza. Pedro, incrocio Labrador. E Lorena dice, infatti, avevo conosciuto un cavallo utilizzato per pet therapy che dopo un anno era andato fuori di testa, probabilmente, scusa, per accumulo. Sì, E infatti Daniela bisognerebbe dice... essere in grado come proprietari di riuscire a lavorare perché va tanto a influire sulla questione. Allora, anche gli animali hanno i chakra come li abbiamo noi, quindi Certo. vanno in accumulo in eccesso di energia negativa. Bisognerebbe, come proprietari, essere in grado di riuscire
purificare questa energia. È una cosa che io so fare, però bisognerebbe veramente purificare l'energia intorno all'animale in modo che riesca a stare poi meglio anche fisicamente, perché tutto questo accumulo che, di eccesso di cose negative parte dall'esterno, perché funzionano come funziona per noi, parte dall'esterno, man mano entra nelle aure, arriva nel campo energetico e poi ti entra a livello corporeo e poi lì ti ammali. E loro hanno questo grande accumulo negativo in questi casi in cui bisognerebbe dare spazio e liberarli. Eh sì. Allora, Daniela dice: la mia Peter è diventata la mascotte della casa di riposo in cui era mia madre. Girava in tutte le stanze e si faceva carezzare dagli ospiti. Infatti, Daniela era quello che dicevo nell'ospite dove c'era mia mamma: c'erano sti cani che erano bellissimi, loro entravano, si sedevano e si facevano coccolare. Ma io capivo che. Insomma, si facevano coccolare, ma non so, lo capivi, si mettevano lì a disposizione. Sì, sono completamente a disposizione, sì. Antonella ti chiede, possiamo aiutarti con il Reiki? Sì, con il Reiki si può fare. Adesso io non so che tipo di livello di Reiki hai tu, però puoi farlo sia col primo che con il secondo livello. Con il secondo puoi utilizzare i simboli, se li conosci li puoi tranquillamente utilizzare. E lavori sui chakra e sull'aura esterna e porti guarigione. Puoi farlo anche col primo livello, eh. Fausta, ciao Fausta, ti chiede, ma l'accumulo vale per tutti gli animali o alcuni più di altri? No, tutti, tutti, tutti. Non è che, allora, tante persone pensano che i gatti siano indipendenti e che se ne, tra virgolette, freghino. Non è così. Il gatto ha un tipo di comportamento diverso rispetto al cane, ma ciò non vuol dire che non soffra o che non si affezioni alla persona. Hanno semplicemente un comportamento diverso, ma accumulano lo stesso comunque le energie negative. Sono magari più bravi a sapersele gestire, però il gatto è anche lui come il cane, in questo senso. Quindi, a parte che sai, io non so, con gli animali che ho parlo e devo dirti che mi rendo conto che loro comunque interagiscono molto. Sì, sempre. Tu lo sai che io ho anche due pappagallini, adesso non è che ho i pappagalloni, ho una carozzite e un inseparabile che interagiscono tantissimo. Ma effettivamente io mi rendo conto che non c'è solo da parte dell'animale il fatto di assorbire, c'è anche da parte nostra però riuscire a capire quando loro non stanno bene, perché loro comunque cercano di comunicarlo, no? Non so, io con i miei gatti quando, pappagalli no, con i miei gatti quando hanno dei problemi, loro si fanno capire. Sì, se si osservano, si riesce a capire se hanno delle problematiche, se hanno dei problemi fisici, non so, magari una zoppia, marcano su qualcuna delle gambe, oppure hanno dei problemi viscerali, perché portano magari il bacino più verso il basso, oppure girano la testa in un certo modo. Se si osserva il proprio animale, si nota se c'è qualcosa che non va. Si Sì, nota. Sì, lo io. fanno capire, per magari, cioè cercano di comunicarlo e di dirlo. Se si osservano, sì, si vede, si vede. Sai, io credo molto anche nella loro evoluzione, no? Sì.
quindi credo molto che loro si adattino così tanto a noi da riuscire comunque, non ti dico comunicare perché, però farsi capire bene e nello stesso tempo a diventare, non so, diventa la valvola di sfogo con questo loro modo invece di assorbire tutto ciò. Ad esempio, negli attacchi di panico in uffici in America loro utilizzano tenere dei gatti, no? Perché? Perché si sono resi conto che avendo degli animali attorno, le persone rendono molto di più, persone sotto stress, persone che hanno problematiche legate anche al lavoro, attacchi di panico, si sono resi conto che tenendo un animale vicino, le persone praticamente non avevano così tante crisi, chiamiamole, tra virgolette. Perché per problemi emotivi l'animale funziona benissimo, in quanto è veramente una valvola di sfogo. Se uno magari è sotto stress mentre sta lavorando e ha di fianco un gatto o magari il proprio cane, basta anche solo una carezza e la persona si sente decisamente meglio perché sta scaricando quella tensione in più che non potrebbe scaricare con il collega, tantomeno con il titolare o con il computer. Quindi si distrae un attimo dalla carezza all'animale e la parte emotiva migliora. C'è da dire che tenendo in casa comunque gli animali, stando a nostro contatto, effettivamente anche loro evolvono perché? Perché noi, si sa adesso qui con l'era dell'acquario, stiamo evolvendo tutti per andare in quinta dimensione. L'animale ci segue. Certo. Quindi se noi evolviamo, evolvono anche loro e siamo tutti quanti in una fase dinamica di evoluzione proprio dinamica. Quindi anche loro stanno prendendo delle prospettive, delle situazioni un po' diverse. Bisogna un po' vedere come andranno le cose, perché siamo Chiaro. nella fase iniziale, quindi non si sa bene come si andrà a evolvere, però anche loro stanno cambiando, sì. È Sicuramente in movimento, il movimento, è un sicuramente movimento in positivo verso la luce. movimento. Senti, Fausto ti chiede come si fa a capire quando assorbono, aspetta, in eccesso, cioè quando, aspetta che ho perso la domanda, sì, quando assorbono in eccesso, quindi quando un animale assorbe così tanto fino a poi a star male lui stesso. Ma guarda, lo puoi vedere in tanti modi. Allora, possono esternare la cosa a livello emotivo, quindi, non so, un cane si può mettere a girare in tondo, andare a mordersi la coda, oppure diventano più insofferenti, vogliono uscire più spesso di casa, oppure magari si fanno la pipì in casa, un gatto che era più tranquillo diventa più irascibile. Questo a livello emotivo. In eccesso non vanno praticamente mai in una fase di letargo, nel senso che è difficile che l'animale che va in eccesso si mette lì e dorme 10 ore, ma piuttosto delle caratteristiche caratteriali molto attive, va in iperattività. Iperattività, però le vedi che sono cose non un'iperattività perché voglia di giocare, è un'iperattività non molto sana, appunto un cane che si gira e si morde la coda e cose di questo tipo, stando nell'ambito emotivo. Poi se va a finire sul fisico, lì allora vedi che magari cammina in un modo diverso. Magari si guarda in fianco, si piega la testa, incomincia a puntare, rallenta il passo, ma lì siamo già in una fase più avanzata. Tendenzialmente prima hanno una fase emotiva un po' combinata, poi va a finire la cosa sul fisico. Sì, Tendenzialmente è l'evoluzione generico, anche quella. non è così per tutti, è in generico. Sì, però è la nostra stessa evoluzione, perché noi la Sì. malattia la
la scateniamo chiaramente partendo sempre dalla fatidica energia, arrivando poi a livello fisico. Quindi loro poi chiaramente. Tendenzialmente, genericamente così. Ci sta. Allora, Tiziana dice: il mio gatto stava nella camera di mio padre, ma a distanza. Un giorno ha iniziato a salire sul suo letto e nella sera mio padre ha iniziato a peggiorare. È rimasto sul suo letto finché non ho fatto ricoverare mio padre. Il gatto non è più entrato in quella stanza. Sì, perché sentono le energie, si rendono conto di quello che sta succedendo. Tendenzialmente l'animale, ci sono casi in cui gli animali sanno prima di noi che noi siamo malati. Non so, magari l'animale che ti viene sempre in braccio, che prima non è mai venuto, è per dirti guarda che c'è qualcosa che non va. Adesso faccio degli esempi, a livello intestinale. Uno dice, io sto benissimo, poi va a farsi magari, non so, una colonoscopia, va a fare un'ecografia, una qualsiasi cosa e scopre di avere magari un tumore o qualcos'altro. L'animale lo aveva già identificato. Sì, Lo fa infatti, capire in loro. questo modo, con comportamenti diversi dal solito. Certo, lo avvertono. Lo D'altronde loro sono avverto più così, sì. connessi di noi. Noi siamo, come dire, siamo presi, no? Da quello che è il ritmo della vita. Gli animali sono istintivi, Allora, quindi. tendenzialmente quando fai delle guarigioni, perché le guarigioni a distanza si possono fare sia sugli animali che sugli umani, se mi Certo, capite. Allora, un animale non ha mai barriere, nel senso, non hanno la nostra mente, quindi non hanno quella parte di convinzioni che noi ci siamo creati sia da quando siamo nati che da questioni karmiche che dalla parte sociale. Quindi abbiamo un sacco di barriere, di convinzioni limitanti che ci bloccano. L'animale questa cosa fortunatamente non ce l'ha. Quindi quando vai a fare delle guarigioni, allora una persona ti può mettere veramente tanti bastoni fra le ruote perché non mi fido, non ci credo, non è vero, non è così, la chiesa dice in un altro modo, tu cosa stai facendo? Mette dei blocchi, quindi l'energia che tu stai mandando alla fine viene bloccata. Magari un po' riesce a filtrare, però viene bloccata. L'animale questo tipo di cosa non ce l'ha. Quindi tu quando mandi un'energia di guarigione, l'animale l'accetta sempre. Non ci sono, eventualmente, vabbè, anche loro hanno il loro libero arbitrio, Possono anche dire di no, ma tendenzialmente ti dicono di no se non vogliono comunicare. Però un'energia di guarigione, se la sentono positiva, io non ho mai trovato un animale che ti dice ma no, non la voglio. Certo, ma vorrei dire di te, tu quando lavori con gli animali, quindi vai a lavorare sulla parte fisica e poi vai a lavorare in contemporanea sulla loro energia, giusto? Sì. Perché lo fai di pari passo. E quindi per Allora io. assurdo riesci a lavorare sulla loro energia e riesci anche ad avvertire qualora loro possano avere invece problematiche fisiche. Sì, Ti perché farò allora io. sapere i miei Praticamente tratto gli animali a livello osteopatico e quindi craniosacrale, è un lavoro fisico, però il lavoro fisico è sempre abbinato anche a un lavoro energetico, perché come mia formazione personale metto tutto insieme. Allora io quando approccio un animale, lo sto già approcciando da lontano a livello energetico, perché sentono la mia energia. Quindi già la percepiscono così da lontano.
praticamente già arrivo collegata, se si può dire, con il divino. Certo. Quindi avvicinandomi a loro in questo tipo, con questo tipo di approccio, già avvertono questo tipo di energia. E per quanto lavoro con loro, sia a livello osteopatico che di cranio sacrale, io resto sempre connessa con questo tipo di energia. Quindi è un qualcosa in più che si va a creare. Allora, l'osteopatia lavora a livello manipolativo, quindi con i thrust, che sono delle spinte molto veloci, esplosive, che si danno quei tipi di scricchiolamento, detto comunemente, e poi anche con altro tipo di movimentazione, più sinergica sui tessuti disfunzionali. Cranio sacrale invece va molto più in profondità, va a contattare proprio un sistema di respirazione primaria che noi abbiamo sin dalla nascita, nel concepimento, ed è quello legato praticamente alla sacralità della vita, dove va a contattare proprio la guarigione, perché in tutte le malattie comunque c'è il seme della guarigione e si cerca di andare a risvegliare quella guarigione. E intanto che c'è tutta questa cosa, in più io comunque, proprio per mia formazione personale, sono sempre collegata con il divino, con l'universo, con il creatore, insomma, chiamatelo come volete, perché è la mia formazione personale, cioè io sono così. Quindi è tutto un insieme. E questo è quando c'è il lavoro fisico, nel senso che io comunque do faccio una terapia di osteopatia, ma contemporaneamente ho questo tipo di collegamento. Sì, anche perché il giusto equilibrio avviene in questo modo, no? Sì. Io ho visto una foto tua di un cavallo che tu hai pubblicato prima e dopo, e ero stata lì a guardarla perché ho detto, beh, insomma, comunque è diverso. Cioè, Sì. non è, non è, era, non lo so cosa hai fatto, però ho visto com'era prima, tu hai messo proprio una foto dove dici prima e dopo, e il Sì. Lì cavallo era diverso. è stata la proprietaria che mi ha mandato le due foto e mi ha detto: guarda, in un trattamento cosa è successo. Sì, lei, perché io quando vado a fare i trattamenti, infatti non ho tante foto, tante pubblicazioni. Ovviamente non è che posso andare dal cliente e dirgli mi faccio servizio fotografico, mi No, faccio. chiaro. Quindi c'è il cliente che fa la fotografia, io sono contenta che perlomeno ho una dimostrazione. Era stata lei che mi aveva mandato questa fotografia del prima del trattamento e del dopo. Praticamente la cavalla aveva un sacro dorsale, voleva dire che non riusciva ad avere un impegno con i posteriori, quindi se quando sei in sella il cavallo non impegna il posteriore, non riesce a spingere, quindi non puoi avere neanche un buon contatto di mano, non sei ben messa in sella, il cavallo fa anche più fatica. Certo. Il sacro, invece di essere in questa posizione, si era riallineato. Riallineato vuol dire che ha un impegno maggiore del posteriore, una maggiore spinta. Tu sei più comodo in sella, si appoggia meglio sul morso e riesce a fare più cose, sia nei movimenti laterali che nel salto e in qualsiasi altro tipo di lavoro, anche nella passeggiata. Sei più sicuro, nel senso che se hai bisogno di dargli magari un attimo di fermata, sia con la posizione del corpo in sella che un attimino sulle redini, il cavallo ti ascolta di più. Se un cavallo ha dei dolori, ovviamente risponde meno a Sì, certo, qualsiasi comando tu gli dai. poverino, già non sta bene, ci manca solo di averne uno addosso, figurati, cioè, massimo della vita. Senti, Enza ti dice, Emi, ogni volta che andiamo in ferie, quando torniamo, lei sta male. Può essere che sente la mancanza del luogo perché lei è nata lì. Quindi La spostare una mancanza. del luogo, ogni volta che loro vanno in ferie,
Emi, che non so se è un gatto o un cane, poi sta male. Può Sì. essere che sente la mancanza del luogo dove è nata, della casa. Del luogo. Sì, del luogo perché è nata lì. Quindi se tu prendi un animale lo sposti tipo da casa perché vai in ferie e quindi te lo porti con te. Può essere che sta male perché lo porti fuori dal suo luogo? Hanno questo legame così forte con gli ambienti che conoscono? Sì, allora, tendenzialmente sono più i gatti che non i cani che hanno un tipo di atteggiamento di questo tipo. Potrebbe anche essere il cane, è più facile il gatto, perché sono legati più che altro alle loro abitudini e alle loro cose. Si sentono un attimo strappati dal posto in cui si trovano e vanno un po' in un loop mentale. Dove tendenzialmente si sentono sradicati. Può succedere. Prima star male. Però tendenzialmente se c'è il proprietario e sono ben legati al proprietario, dovrebbe essere più facile da superare. È un cane, ti sta dicendo. Cane? Sì. È strano perché sono molto legati ai proprietari. E tendenzialmente sono più legati al proprietario che non, ma questo anche il gatto, comunque, che non al luogo. Se c'è qualcosa che lo fa stare male, bisognerebbe capire che cosa gli manca nel posto, che lo fa sentire sicuro. C'è qualcosa che gli manca, Emi. Vediamo se dice qualcosa. Io volevo farti una domanda, però poi Cosa che volevo gli manca mettere le nel domande che posto? scrivono. Volevo farti una domanda che è una cosa che mi sta venendo adesso. Poi vado avanti con quello che dicono. Senti, io sono animalista, lo sa tutto il mondo. Quando gli animali vengono abbandonati? Quando un animale che dà una fiducia a qualcuno, perché loro danno fiducia, non c'è storia. Sì. Quando vengono abbandonati, quando vengono portati nei canili, perdonami, è forte, però io l'energia che si scatena dentro di loro, come diventa? Li si possono aiutare? Gli si possono? Aiutare? Quindi si può fare guarigione a loro per aiutarli a superare un trauma di un abbandono? Sai, cioè da una casa, poverini, si trovano che chi buttato in un sacchetto, chi buttato per strada, chi legato a un palo. Ogni tanto mi viene voglia di chiudere Facebook a forza che ne vedo, ti giuro. Poi io sto male i giorni, mi porterei tutti a casa. Sì, la cosa migliore in questi casi sarebbe veramente riuscire a portarli a casa e riuscire a fargli capire che non verranno più abbandonati e che hanno trovato finalmente la casa definitiva. Gli si possono mandare sì delle guarigioni, bisogna sapere come si chiama l'animale. Ah, il nome occorre? Sarebbe bene sapere il nome, sì, se vuoi mandare una guarigione, perché così sei sicura che arriva l'animale giusto e dovrebbe esserci una fotografia. Allora, foto più, si sa che è lui, lei, e gli puoi mandare una guarigione. E certo che la cosa migliore in questi casi sarebbe riuscire a recuperarli, dipende comunque che tipo di trauma hanno subito. Se è un trauma molto forte, ci vuole tanto tempo prima che gli passi. Quindi le sessioni di guarigione che tu vai a fare sono più di una volta in un caso del genere. Sì. Sì, perché soffrono veramente, veramente tanto. Cioè, un animale abbandonato è come. Ci sentiamo anche noi quando siamo abbandonati, non è, anche se non fanno tutto il nostro ragionamento, c'è comunque questa mancanza che non riescono neanche a capire per quale motivo, che cosa possono aver fatto
per quale ipotesi si trovano in questa situazione. E quindi poi fidarsi anche di qualcun altro non è una cosa così facile e immediata, perché tanti cani che vengono poi presi, che sono stati abbandonati, non è che nel giro di un giorno e mezzo si affeziona ad un nuovo proprietario, ci vuole un bel po' di tempo e soprattutto devono capire che non verranno abbandonati, perché tanti tanti di loro, quando vengono poi presi, stanno veramente appiccicati al proprietario perché sono terrorizzati dal fatto di essere nuovamente abbandonati, quindi lasciati a se stessi. Si Certo. possono certo fare delle guarigioni in contemporanea, sicuramente gli fanno bene, perché sicuramente gli fanno bene, però ci vuole un po' di tempo perché anche loro, insomma, l'emotività ce l'hanno. Allora, se non hanno la parte razionale come la nostra sviluppata, tutta la parte emotiva e di sensibilità è praticamente uguale alla nostra, perché anche loro hanno un'anima. E anche loro hanno emozioni e sentimenti. Il fatto che non ragionino come noi non vuol dire che tutta la parte emotiva, affettiva non sia sviluppata, è un'altra cosa. L'intelligenza razionale è diversa dall'intelligenza emotiva e la loro intelligenza emotiva forse è anche maggiore della nostra, perché è molto più espansa, sono molto più collegati a tutto quello che è il creatore, a tutto quello che è l'universo. Loro non sono separati come noi, hanno sempre questo collegamento molto forte con tutta la parte spirituale, che noi in un certo modo abbiamo perso proprio per tutte queste convinzioni che ci siamo creati a livello mentale. Quindi ci siamo messi delle barriere, delle costrizioni che loro assolutamente non hanno, e quindi a livello emotivo loro sono molto più aperti rispetto a noi. Per quello ci fanno così tanto bene, perché loro sono sempre costantemente nell'amore incondizionato. Quindi quando siamo a contatto con un animale, un cane, un gatto, anche una mucca, voglio dire, loro sono sempre a contatto con l'amore incondizionato. Quindi quando tu entri in contatto con loro, entri nell'amore incondizionato, perché loro Certo, sono lì, sono lì. Perché certo. Sì, la domanda che ti quello ponevo io era, che ci fanno tanto bene. sai, la domanda che ti ho posto io era l'energia che gira nei canili, l'energia che gira dove, tra loro, in un posto dove comunque vivono dall'abbandono, si trovano nella gabbia, si trovano, cioè, l'energia tra loro che si muove, no? Dove chiaramente adesso anche loro avranno un codice per capirsi, come Sì. tutte le razze, Sì. l'energia che si muove può creare dei shock l'uno con l'altro, era questo in realtà che intendevo, cioè possono sotto un Ah no, certo. allora non ho capito la domanda. No, no, lì dipende sempre da come sono inseriti all'interno del branco, perché comunque anche loro hanno una scala gerarchica e lì dipende, perché se c'è il poverino che viene messo da parte, oltre ad essere abbandonato, viene anche messo da parte del branco. E lì dipende un po' dal cane, cioè da come stanno loro insieme. Cioè, quello è uguale, non cambia. Cioè, non so, li porti a occhi è uguale, cioè, quello che va d'accordo, quello che non va d'accordo, è così. Lorena ti dice: confermo che ci sono trattamenti sul cavallo il cui risultato è visibile ad occhio nudo. Altri benefici li senti quando lo monti. Sì. Sì, allora, quando si monta il cavallo dopo aver fatto un trattamento, lì dipende molto dalla sensibilità del cavaliere. Cioè, se è una persona che dopo che monta, che si rende conto di com'è il cavallo, capisce anche le differenze. Se è un principiante, no, Ecco.
difficilmente riesce a capire. Ci sono delle volte che ci sono dei cavalli che marcano, cioccano, e chi c'è sopra non se ne accorge neanche. Addirittura. Sì. Ho visto proprio casi col cavallo lì che zoppica e niente. Dipende tanto da chi c'è in selle. Poi, parlando dei cavalli, allora, cani e gatti sono liberi, quindi si muovono come vogliono. Il cavallo ha una sella, quindi la persona che sta sopra, cavaliero amazzone, è comunque un peso che il cavallo va a portare. E chi è sopra? Non so se mi sono bloccata io o se si è bloccata Antonella. Nel bello della spiegazione, vediamo se si è bloccato proprio lei. Però comunque, gli amici animali, per chi ama gli animali, sono veramente un grande dono che noi abbiamo. Ci danno veramente tanto, ci danno veramente tutto l'amore che possono. Dovremmo riuscire a dare anche noi e loro questo, ricambiare l'affetto che loro porgono verso di noi. Allora, Antonella è uscita. Vediamo se riesce a ricollegarsi. Attendiamo un attimo. Stasera non dovevamo avere problemi, però a quanto pare la connessione l'è saltata. Sara, intanto leggo i vostri messaggi. Allora, i miei cani quando tornano a casa sono sempre felicissimi, anche se in vacanza si divertono molto. Sì, io penso che poi. Penso che anche gli animali abbiano dei caratteri. Ad esempio, io quando parto ho una gatta che è particolare, la devo toccare quando vuole lei e quando non vuole lei soffia. Però, ad esempio, quando sto via e ritorno a casa, lei non mi guarda proprio, mi evita. Capisco che ogni animale ha un carattere suo. E quindi a volte siamo anche noi ad essere bravi a coinvolgerli. Ecco che Antonella è tornata, aggiungiamola, fantastico. Sei riuscita a saltare, oh, ci hai provato anche stasera con la connessione, non ci posso credere. Stavo leggendo un messaggio di Sara che lei dice che i suoi cani quando tornano a casa sono sempre felicissimi, anche in vacanza si divertono molto. Io stavo dicendo. Però c'è anche il discorso che ogni animale ha un carattere. Ad esempio, io ho la gatta e lei ormai ha 15 anni, ma se la tocco nel momento sbagliato lei soffia, d'accordo? Se sto via, quando torno non mi guarda per 2 giorni. Sì, ha un carattere Ah che è sì, si terribile. offende, offesissima, D'accordo? Cioè. offesissima, cavallosa, offendissima. È bellina, carina lei, è tutta nera col pelo lungo, tutta minutina, però ha un carattere. Sbagli di notte a mettere la mano sul gatto perché dorme sul letto, la svegli, cioè comincia a ringhiare. Non è che ringhia proprio, capisci? Della sede, non mi toccare, lasciami dormire. Vabbè. Però questo è il mio gatto. Invece l'altro è come un cane, l'altro è. Non so, è un cane mancato. E Danilo ognuno ha il dice, per proprio i gatti, carattere. ma sì, assolutamente, credo che ci. Cioè, io vedo che a volte sono più timidi, a volte sono più aperti, a volte io non ho avuto tanti di animali, ma ognuno con delle caratteristiche diverse. Ma guarda, io facevo esposizioni di persiani e ne ho avuti veramente una caterva. E non ce n'è uno che avesse avuto il carattere uguale all'altro. Niente, niente, erano tutti diversi. Allora, così se uno non li guarda, sembrano tutti uguali, ma se veramente li osservi, hanno tutti un carattere diverso, ma vale per qualsiasi animale, per qualsiasi specie, Sì, eh? Sono ma tutti ci sta. diversi, non ce n'è mai. Ecco una cosa da non fare assolutamente. Se si prende un animale e ci si affeziona molto, e dopodiché l'animale muore. Non si può sperare di prendere
la stessa razza, lo stesso colore, lo stesso sesso e avere lo stesso carattere, avere lo stesso cane, lo stesso gatto, lo stesso cavallo. Impossibile. Non succederà mai. Non è giusto, Perché Antonella, dai. veramente di sentire. No, aspetta, perché io mi era capitato purtroppo di aver avuto un cucciolo rosso di persiano che aveva preso una signora e purtroppo facendogli la castrazione il gatto è morto e ha voluto prendere un altro gatto rosso e gli dicevo non lo prendere rosso, prendi un altro colore. Perché rosso è perché è uguale all'altro, non è uguale, non sarà mai uguale. No, ma comunque la stessa femmina, lo stesso papà, la stessa mamma, sicuramente no, vogliamo lui, vogliamo lui, vogliamo lui. Hanno voluto un altro gatto rosso, della stessa papà, della stessa mamma, e ovviamente era completamente diverso di carattere, quindi non fate lo sbaglio di pensare di prendere un sostitutivo dell'animale che vi ha lasciato, perché non sarà mai, mai uguale, mai. È Anche impossibile. giusto, non sono dei peluche, è anche giusto che No, abbiano il loro no, carattere, no, no. abbiano. Stavo guardando che Enza scrive: forse mio figlio, perché lui l'ha trovata per strada in ferie. Quindi il cane che parlavamo prima, che sta male quando va in ferie, sì, è stata trovata. Ecco, probabilmente Ah. perché magari ha paura quando lo portano in giro. Sì. Allora è chiaro, non è che ha paura di... Sì, allora è chiaro. Non ha paura di lasciare il posto dove è. Ha paura che se voi la portate via, voi la abbandonate. Cioè lei ha in mente che io vado via da casa e tu mi abbandoni. Perché deve essere rimasta scioccata dall'esperienza precedente. Quindi ancora in lei questo trauma. Allora tu mi stai portando via da casa, vuol dire che allora tu mi abbandoni, quindi lei tutto il tempo che è in vacanza sarà malissimo. Eh E sì, sì. Sì, perché perché continuerà a loro pensare ricordano. che è abbandonata. Sì. Daniela dice: per i gatti è ancora più difficile dopo l'abbandono fidarsi di nuovo. Ma penso per tutti loro. Io penso per tutti, sai. Io mi ricordo che avevo preso un cane ancora, no, non l'avevo preso io, l'aveva preso mia cognata. Aveva preso questo cagnolino in un canile che poi l'abbiamo portato a casa, mia madre rideva, diceva hai visto, le do da mangiare, guarda com'è, è diventata bella, però era incinta. E quindi dopo poco fece sei cuccioli. Però ciò che lei ha, sì, cioè, mia madre poi ha degenerato, si è trovata sette cani in un appartamento. E non è stato facile perché li abbiamo tenuti tutti e poi siamo riusciti fortunatamente a sistemarli tutti bene. Però al di là di quello, questo cane che peraltro abbiamo portato a casa, aveva 1 anno e mezzo, le problematiche che ha avuto prima di venire da noi e quindi con i proprietari originali che io non so cosa gli abbiano fatto. Le sue paure le ha mantenute fino a 14 anni, benché fosse in una casa curata, coccolata, amata, viziata. Capivi effettivamente che c'erano delle cose che lei non riusciva a superare. Non le superava proprio. Non aveva superato il trauma, lì si doveva fare qualche cosa forse a livello proprio di guarigione, a livello osteopatico di cranio sacrale no, però a livello di guarigione spirituale, emotiva, per cercare Sì, di aiutarla, quello sì. Perché non erano cose gravi, i traumi restano, però perché... capivi che veniva da un canile, lo capivi guardandola, aveva degli atteggiamenti, tu capivi che questo cane aveva subito l'abbandono, ma soprattutto che aveva avuto la paura di questo canile dove poi, perché lei non è che fosse neanche questa gran bellezza, aveva un dentino in fuori, aveva la bocca un po' storta, cioè,
però andava bene lei e lei è venuta a casa. Non devono essere sempre tutti belli, perfetti, stupendi, no? E lei diceva, sto dentino qui era un po' draculina, usciva proprio il dentino fuori. ma le sue paure, i suoi traumi, nonostante che era in un ambiente iperprotetto, nessuno mai ha potuto fare del male a quel cane, nessuno mai a casa mia era iperprotetta, però le sue paure sono sempre rimaste, ma cose stupide, talmente stupide che dicevi, cavoli, ad esempio, le prime volte che io la portavo fuori, pensa che lei aveva paura dell'erba e non entrava in un prato, non entrava in un prato. E quindi quando io la portavo per sporcare, lei cosa faceva? Io entravo nel prato, lei stava fuori e io la chiamavo, ma lei non entrava e sporcava chiaramente per strada. E lì bisognava capire la dinamica di quando era stata abbandonata, nel senso che magari essere stata abbandonata nell'erba. Cioè, io vado a fare la passeggiata con il cane, la faccio giocare, faccio finta di niente, me ne vado, la lascio lì nell'erba. Quindi potrebbe essere questo il motivo per il quale lei non vuole entrare, non voleva entrare nell'erba. No, guarda, non so, mai riuscito a provare in tutti i modi. No, lui non riesce a farci niente, essendo, cioè, no, si riesce a fare qualcosa a livello di guarigione, quindi fargli passare il trauma, se no c'è poco da fare. La paura è così grossa di essere nuovamente abbandonata che non entra. Sì, cioè, questo vale per dire... C'è da dire che poi comunque noi tante volte non ci accorgiamo, non ci pensiamo, però loro hanno le loro paure comunque. Oltre alle loro paure poi vanno anche a assimilare ciò che è nostro. E quindi tante volte si parla di sai, a volte dicono ma dovresti tenere un animale perché l'animale ti fa da protezione a livello energetico, però... A volte dimentichiamo anche che però anche loro hanno le loro paure, le loro emozioni e tutto quello che ne segue, no? Sì, l'animale fa da protezione, però soprattutto il gatto è una protezione all'interno della casa, perché ha un tipo di energia che riesce a proteggere da altre energie negative che possono girare in casa, è proprio una sua caratteristica personale. E comunque sì, se noi abbiamo dei disagi, delle disarmonie, non siamo equilibrati, abbiamo dello stress, stiamo subendo dei traumi, loro se ne fanno carico, ma anche se abbiamo delle malattie fisiche, loro se ne fanno carico, ma proprio perché stanno in questa dimensione così di amore incondizionato, dove noi non ci siamo, che si fanno proprio carico di tutto questo, ma è in automatico, non è che lo ragionano, non è che vengono lì e dicono aspetta adesso prendo il tuo stress, è proprio, no, lo prendono proprio in automatico a livello energetico, e il problema grosso è che non riescono a scaricarlo, cioè non sanno scaricarlo. Percepiscono anche le persone che ti vengono in casa, perché ho osservato che ad esempio quando vengono persone che non li amano, persone che insomma a livello di equilibrio non è che ne abbiano così tanto, l'animale ha delle reazioni. Sì. E quindi cioè, riescono a percepire l'energia di chi ti viene in casa. Se tu li guardi riesci a capire esattamente, cioè, senza dovergli fare letture veloci, riesci a capire da loro la persona che in quel momento sta venendo in casa tua. Non so se ti è mai capitato. Sì. Sì, su queste cose sono bravissimi. Con gli animali, e a volte, non ora, però prima magari venivano delle persone in casa, e a seconda di come si comportavano io li osservavo, e poi effettivamente mi rendevo conto che la loro diffidenza, il loro nascondersi, il loro sparire, il loro soffiare, il loro ringhiare, aveva un senso. Sì, non fanno mai le cose così a caso e percepiscono assolutamente il tipo di energia della persona, sì.
Per quello sono proprio bravi. Devo dire che lo leggono meglio di noi, ti devo dire. Sono molto più veloci, sono istintivi, non si fanno fregare dalla mente che poi dici, ah no, però sto sbagliando, ma che Ah, siamo? no, no. No, Il sono istintivi. problema non se lo pongono proprio, assolutamente. Sono proprio istinto puro. Sì, Assolutamente, sono assolutamente. sfortunati quando capitano a mano sbagliate, però lì c'è mica tanto da fare, devo dire. Allora, leggo un po' di messaggi perché ne abbiamo tanti e Ah, vorrei bene. leggerli tutti, Bene, bene. perché è giusto che anche le persone interagiscono con noi. Argomento abbandono, dice Lorena, vissuto sulla mia pelle con il mio cavallo. In un attimo ho cambiato proprietari, mi è stato regalato, ha perso il suo migliore amico cavallo e ha cambiato maneggio. Mamma mia, è andato fuori di testa. Ci è voluto un anno e più per conquistare la sua fiducia, tanto amore. Peccato non aver conosciuto prima Antonella, ma poco ne beneficia ora. Sì, sono tre traumi grossi tutti insieme. E Mamma mia. sono veramente difficili da superare, quindi il fatto che ci abbia impiegato un anno ci sta tutto, ci sta veramente tutto. E poi sicuramente se sei stato vicino l'hai aiutato moltissimo, però i traumi ci sono. Spesso si pensa che un animale sia un pacchetto. Allora, lo prendo dal maneggio, lo prendo di qui, lo sposto di là, intanto sempre la stessa roba. No. Perché? Allora, il cavallo è un animale da branco, quindi praticamente si fa tutta un'amicizia all'interno del maneggio con gli altri cavalli, diventano tutti amici e si hanno i loro ruoli. Può essere che magari quello di fianco, dal boss di fianco, sia il migliore amico. Tu dici, vabbè, questo maneggio non mi piace, vado di là. Sì, ho capito, va bene, perché per amore di Dio, magari lì non hanno un buon mangime, non c'è il trucciolo, l'istruttore non va bene, possono essere tante le cause, uno si trasferisce di casa, va bene. Però non è così facile. Per il cavallo, perché magari lui si era costruito tutto il suo ambito sociale lì in maneggio. Tu lo porti via e intanto lo stai separando dal suo migliore amico che è di fianco di box. Non ci hai neanche fatto caso tu. E non funziona così, cioè almeno cercare di in qualche modo venire incontro al cavallo, dice, devo cambiare per forza, però cerco di capirlo un po' di più, magari gli do più carote, gli do più carezze, non pretendo che appena arrivo dall'altra parte mi metto subito lì e devo fare la poggiata e deve saltare 1,30, un attimo, fatelo ambientare, dategli un attimo di spazio. È vero che se uno è un professionista queste cose non ci pensa proprio, però se è il tuo cavallo personale, viene guardarle queste cose, magari un po' più di agio nel paddock, vedere se va d'accordo con un cavallo che non con un altro, perché comunque sono cavalli, sono animali da branco e si creano veramente delle amicizie molto forti all'interno di un maneggio tra un cavallo e l'altro. E queste cose sono importanti da capire e insomma cercare di venire un po' incontro all'animale. Perché Sì, loro sono fanno tanto per noi, non è che loro sono contenti di passare la giornata in box. Un cavallo in natura cammina 18 ore al giorno, mangia 18 ore al giorno, perché intanto mangia che cammina, loro 18 mangiano. ore, mamma Eh sì, mia. mangiano sempre, e brucano l'erba. Per cui, chiusi in un box, cioè sono 3 metri. Il box è grande quanto sono grandi loro, praticamente non si muovono, sono bloccati lì fermi in una gabbia. E cercare di venire un po' incontro agli animali, io veramente pensare a dei cavalli che non vengono mai messi in paddock mi fa star male. Personalmente io sto male a pensare a quelli che non vanno in paddock. Poi vabbè, ognuno fa quello che vuole perché gli dicono, vabbè, lo metti in paddock e poi si azzoppa. E per forza si azzoppa. Se lo Scusa, tieni come metterlo in in paddock vuol cosa? dire sono dei recinti con un po' d'erba,
dove loro stanno liberi. Lasciarli insomma all'aperto liberi, in spazi ristretti. Questo perlomeno gli permette di sgranchirsi la schiena, sgranchirsi le gambe, fare conoscenza con gli altri cavalli, socializzare, svagarsi mentalmente, essere più sereni, essere più tranquilli, fare una vita più da cavallo, che non rimanere chiuso tutto il giorno in un box. Tu arrivi, lo selli, lo monti per un'ora, però non fa le cose che voglio io. Ho capito, sto poveretto è rimasto 23 ore chiuso in un box, arrivi tutto, 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 e deve essere così pimpante. E poi appunto ti dicono, no, io lo metto in paddock, si azzoppa, e per forza si azzoppa. Se lo tieni un anno chiuso in un box, come puoi pretendere? Finalmente vede un po' di libertà, un po' di spazio aperto, finalmente può sgroppare, è ovvio che lo fa. E poi si fa male, ma se tu lo mettessi tutti i giorni al paddock, questo non lo farebbe. Non lo farebbe perché tutti i giorni se ne va al paddock di sgroppare come un pazzo, non gli viene neanche in mente. Magari dà la calciata e così mette lì e brucca, così guarda in giro. È ovvio che se per un anno lo tieni chiuso e poi finalmente libero, è questo da fuori di matto. Lo faremo anche noi, no? Beh, lo vediamo adesso col Covid, no? Mettiamolo in ristorante. Non ci lamentiamo che siamo in casa, poi tra l'altro che giriamo, Ti però muovi, cioè. effettivamente andrebbero guardate tutte le situazioni, è che Sì. a Adesso volte non parlavamo del abbiamo la cavallo e del sensibilità. cavallo, ma lo stesso vale. Il gatto è già diverso, però anche i cani, no? Quelli che usano per la caccia, allora, sempre chiusi in questi serragli, li tirano fuori per fare la caccia, se non va bene. Perché il cane non caccia più, facciamo fuori il cane o lo diamo al canile. Ma perché? Cioè, io vabbè, per come sono io, sono cose che sono fuori dal mondo. Però ci sono queste situazioni. Il cane è tenuto sempre alla catena, ma perché lo tiene alla catena? Perché? Sai, Altre una poi gli volta vengono un abbiamo. sacco di disfunzioni fisiche, problemi alla cervicale, problemi magari all'ATM, l'occipite, l'atlante, e problemi magari alle dorsali, cioè a parte tutte le Sì, problematiche però fisiche. uno che tiene un cane alla catena, abbi pazienza, non è che si interessa tanto di come sta. No, no, però voglio dire, se poi senza appunto guardare le cose fisiche, se guardiamo lui come essere vivente, ma non è giusto, non è assolutamente giusto. Allora, leggiamo un po' di messaggi perché siamo arrivati alle 10 alle 11. Bene. Allora, dopo una morte di una persona cara, il mio gatto mi faceva i cuori nella lettiera e mi guardava. Ciao Maria Teresa. Susi dice, io una volta, la conosco, guarda, ha un gatto meraviglioso. Io una volta con la mia cavallina sono finita in un fosso. Poi, dopo qualche tempo passando vicino a quel luogo, lei si innervosiva e dovevo rassicurarla con la voce accarezzandola. Brava. Sì. Giovanna dice: Ciao Giovanna, i nostri animali sono l'estensione della nostra famiglia. Grande. Sì, assolutamente d'accordo. Sara sta ridendo perché invece ho detto della mia gatta che mi mette il muso, ma la mia gatta, boh, la mia gatta, guarda, non lo so, ha sempre avuto un carattere terribile. Poi invecchiando, non lo so, fa come le persone, è diventata ancora più particolare. Ma mi giorno invecchiando, No, se ma sono guarda, ti devo dire, se vuole le coccole, poi. Se vuole le coccole la devi coccolare perché viene lì e si struscia, comincia a fare miau miau miau. Se non gira l'aria che non gli va bene, non la puoi sfiorare. sì, Cioè, se a lei volte di notte lei si mette sul fianco, io mi giro, le picchio dentro, questa devi sentire i casini che fa, come per dire, senti, tirati in là, lasciami, pazzesca, guarda, pazzesca. Le regine, Eh, sì. bravo.
Allora, Roberto, se il cavaliere Amazzone è mal posizionato in sella, il cavallo si adatta, ma arrivando ad avere poi dei dolori. Ah, sì, perché prima andata via la comunicazione. Sì, stavo Sì. dicendo che praticamente noi siamo tutti asimmetrici. Non so se fate degli esercizi, non so se fate yoga ad esempio, con yoga si capisce bene, ma anche con quelli di condizionamento, non abbiamo mai la parte destra uguale alla parte sinistra, c'è sempre delle due parti più forti, più flessibili. E quindi quando andiamo in sella non siamo perfettamente simmetrici, perché non lo siamo. Quindi voglio dire, quando tu sei in sella hai sempre un peso di più rispetto a una parte piuttosto che l'altra, o hai una spalla più avanti o una più indietro, sei un po' gobbo. Se per caso è la scoliosi, tu monti sempre solo quel cavallo, ovviamente, non è che poi il cavallo viene montato anche da altri, lo monti sempre solo tu, al cavallo viene la scoliosi, perché tu lo monti in un certo modo che procuri la scoliosi al cavallo. E loro in sella è come se avesse, allora, come se noi stiamo andando a fare una passeggiata, un trekking, e abbiamo uno zaino sulla spalla, sulle spalle. Se lo zaino è ben posizionato, in equilibrio, riusciamo a camminare in un certo modo. Se però, non so, la bottiglia dell'acqua un pochino più spostata a sinistra, alla fine della camminata saremo tutti storti a sinistra. Questo Certo. funziona anche per il cavallo. Se tu in sella sei storto, il cavallo si storta, c'è niente da fare. Allora, se il cavallo è montato da più persone, ovviamente ha equilibri diversi in sella e quindi è diverso. Ma se sempre la stessa persona e la persona sopra è storta, il cavallo si storta, c'è poco da fare. Poverino cavallo, è sempre il cavallo poverino. Sembrano tanto grossi e uno dice: vabbè, impossibile. No, no. Si stortano. Certo, per forza. Allora, Sara dice: io sono cresciuta con gli animali, tuttora ne ho, non posso vivere senza. Brava. Anch'io. Brava. Anch'io. Anch'io. Ogni volta Condizione. dico, no, no, no. Ogni volta dico, quando muore qualcuno dico basta, basta. Poi ne becco uno per strada, sono sicuro da Ah. qualche amico, vedo il posto, il Per me prezzo. quando vado a casa di qualcuno che non ha un animale, mi sembra stranissimo, perché io ho dei gatti, appena entro in casa guardo subito per terra per vedere se mi scappa fuori dalla porta, no? La guardo per terra. Quando vado a casa della gente guardo per terra, perché penso all'animale che esce dalla porta. Per me è veramente impossibile pensare di restare senza animali. Fanno una compagnia incredibile, incredibile. Non chiedono Penso che niente, perché alla fine cosa chiedono? Ti chiedono da mangiare. chi ama gli animali non riesca a farne a meno. No, è impossibile. Ma danno veramente tanto, 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 tanto. Un affetto è proprio incondizionato. Ma non gli importa di come sei tu. Cioè, ti amano. Ed è Come vero fai a questo. abbandonarli, a fargli del male, è impossibile. Cioè, per me è una cosa impossibile. Allora, Daniela Impossibile. dice, i gatti sono unici e Sara dice, io dormo con tutte e tre nel letto e non potrei più dormire senza di loro. Non vi dico che Sara, ruote, non puoi dormire con tre cani sono con grosse loro. poi, Sì, no, ma anche perché mia cognata ne ha uno e io una notte ho dormito da lei, sentivo il cane russare, ma ero fuori Sì, nell'altra stanza. russa Cioè, così due schiacciato, cani con tre. russano un sacco. Vabbè, allora, Roberto, nel mondo cinofilo, stessi genitori, stessa cucciolata, vengono prodotti con cuccioli con diversi caratteri. Sì. Rita dice. Ma anche a livello fenotipico, se tu fai un'esposizione, quindi hai dei cani selezionati con degli standard, ovviamente. Il fenotipo è la presenza fisica, come ti nasce il cane, è quello perfetto d'esposizione
dici, caspita, è stupendo, è quello che proprio dici, ma non è figlio di questi due, è un'altra cosa. La genetica è cosa. quella, però il fenotipo è diverso. Certo. Allora, Rita dice, un nuovo animale non deve essere un sostituto di un altro. Loro sono come noi. Ognuno di noi è unico e sostituibile. Assolutamente d'accordo. Vero? Vero? Gaetano. Ciao Gaetano, i miei gatti mi adorano, sentono la mia energia. Sono i bimbini. Io li chiamo i bimbini. Quando vado da Gaetano sono i bimbini, sono la zia. Sono due gatti stupendi. Ah, ci credo, ci credo. Anche per me sono i miei bimbi. Arrivo, bimbi. Daniela, sto leggendo più veloce perché siamo alle 11. Daniela, quando sono nervosa il mio gatto se ne accorge e mi agola e si agita e devo tranquillizzarlo subito. Claudia, io amo i miei cucciolotti e me li porto anche via in macchina. Brava, 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 brava. Roberto, la mia cagnolina, proveniente dal canile, è sempre stata piuttosto diffidente con gli estranei. Poi un giorno c'è stato l'incontro con la mia ex e ha preso più fiducia. Bella sta cosa. Cristina, buonasera, argomento interessante. 3 mesi fa ho adottato due gattine. Purtroppo sono ancora spaventate, non c'è modo di stare dal rapporto. Scappano e si nascondono. Sono abbastanza demoralizzata. È 3 mesi, Ci vuole sei tempo e forza. gattile. Ci vuole tempo e poi dipende anche dal carattere, però ci Sì, vuole tempo dipende per i gatti. dal carattere. Magari farle un po' giocare, cercare di farle giocare, far vedere che sei presenti. I gatti sono un po' più complicati che non i cani, quando incominciano a fare così. Ci vuole un po' più tempo, sì. Ilaria dice, mia madre non ama i miei gatti, ma loro vanno sempre vicino a lei e sua mamma scappa. Non è vero che non gli piacciono, lo dice, ma non è vero. Cercherò di farsi accettare. Allora, i casi sono due: o non è vero che non gli piacciono, oppure loro dicono: ah, non ti piaccio, aspetta che allora vengo, che così cambi idea. Perché lo fanno i gatti, eh? Non ti piaccio, aspetta che vengo lì. Lo fanno. Sì, sono dispettose loro. Ma no, il gatto lo fa. Mirella dice, allora, quando portai a casa per la prima volta il mio ex compagno, la mia volpina, che fa festa a tutti, si nascose nel sottoscala tutto il giorno. Da lì ho capito, Mirella. E meno male che c'avevi la volpina che ti ha dato subito l'idea. Guarda, sono veramente, gli animali sono fantastici perché io li studio molto, li guardo, cioè con le persone li vedo subito, quando uno non gli va è perché c'è qualcosa di strano, non ce n'è. Sai, è meglio della macchina della verità, li capisci subito perché spariscono e capisci che c'è qualcosa che non va. E Sì, poi io ancora vabbè. lei dice, sempre mio ex mi disse che dovevo darla via, ma ho dato via lei. Bravissima questa domanda. Brava. Fantastica. Allora, Sara, un mio ex fatto storico, bello, un mio ex fatto storico, nero, un famiglio, una volta mi guardò e se ne andò di casa intenzionalmente, non sopportava più il mio compagno, aiuto. Avevo capito benissimo il messaggio e aveva ragione lui. Invece a me è Bella, capitato all'inverso. Con il mio ex compagno, quando andai la prima volta a casa sua, il cane mi venne incontro tutta contenta e lui disse: ma non lo fa mai con nessuno. Cane. allora, poi continua. Mi tenni in contatto telepatico per 3 giorni, dicendogli che aveva ragione, che mi scusavo e gli promettevo di farlo uscire di casa. Alla fine si fece convincere e tornò.
guardandomi con molta sufficienza. Aveva ragione lui, non era proprio la persona per me. Era un gatto nero che si chiamava Pagliotto. Beh, la mia gatta è nera, tra l'altro. Sì. Da quel momento non sbagliai più il fatto di uomini. Cioè, il terzo In ufficiale giro con con gli la animali. gatta, la porti in giro col guinzaglio, perché ci vanno col guinzaglio, eh? I miei ci è voluto un po', ma alla fine vanno col guinzaglio. La Allora, porti in giro e vedi un attimo. ci abbiamo una domanda, dai, la rispondiamo. Cosa dici? Anche Sì. se sono le 11:05, sforiamo 10 minuti. Sara, posso chiedere se i gatti scelgono il posto di sistemarsi vicino a te quando si va a nanna perché lì ci sono dei squilibri? Oppure ci sono altri motivi? Perché ho due gatti, entrambi cercano di sistemarsi sopra la testa e spesso dormo storta. No, no, si dice spesso che il gatto si mette dove ci sono degli squilibri energetici all'interno della casa, quindi dove c'è la negatività il gatto si mette. Io con tutti i gatti che ho avuto questa cosa non l'ho mai notata. C'è il mio micio, adesso Thor, che dipende. Una volta mi si mette in testa, una volta si mette di fianco. Non, cioè allora sarebbe sempre una negatività che ti gira, no, ma non solo lui, anche tutti gli altri. È perché è una posizione che a loro piace, Piace. magari stanno lì vicini, e sì, c'è chi preferisce stare un po' più lontano e ti guardano da lontano, basta che ci sei, e quello che invece ti sta appiccicato. Sì, Dipende un po' dal guarda, carattere. io ho No, per me la avuto negatività. un gatto. No, non penso neanche io. Io ho avuto un gatto che dormiva praticamente, mi dormiva addosso e teneva il muso puntato sulla gola. Ma perché ci stava? Il problema era che dormivo malissimo io. Ma lui ci stava benissimo, capito? E anche di giorno però aveva questo senso che Sì, si loro sì. arrampicava e poi c'è cioè, quei capelli in disastro, però vabbè, lasciamo stare. E aveva questo, però tutte le notti arrivava e si metteva praticamente a livello della gola. Amava sentire il respiro. Allora, che dire? Sì, Siamo perché lascio loro arrivati. così, ma non... Sto guardando se abbiamo ancora delle domande, però no, cioè, Ma è ogni... sull'osteopatia, e se volete mi chiedere qualcosa sull'osteopatia va bene, perché non è che ne abbiamo parlato, però se avete qualche Se domanda ne va vuoi, bene. guarda, adesso non è che siamo in tanti, però se ne vuoi accennare, volentieri. Se No, ne nel vuoi senso se parlare avevano... No, è qualcosa... lungo poi adesso a parlarne, però se qualcuno voleva avere qualche cosa da chiedere... No, sto guardando il messaggio che ha scritto adesso Sara, dice la mia Summer continua a beccare il monitor. Dice, ci siete voi due. Questo amore. Ah. No, però intanto io vorrei dirti, non lo so, parlare degli animali è una cosa che io amo molto in realtà. Cerco sempre di sensibilizzare, ma anche di far capire il ruolo dell'animale. Cerco sempre di scardinare un po' quell'idea dell'animale che lo utilizziamo, e la parola è corretta, quindi lo utilizziamo, a volte non diamo l'emozione. Dico lo utilizziamo, ma non sto parlando di chi li ama, sto parlando di chi non li ama. Quindi io cerco sempre di sensibilizzare, Ah. cerco sempre. Quindi magari, non so, facciamo ancora un'altra volta dove Volentieri. parliamo degli animali, perché comunque l'animale ha un ruolo importante nella nostra vita. Se noi non avessimo gli animali, probabilmente saremmo finiti. E quindi parlo a grande spettro. Per quanto riguarda gli animali, è arrivata una domanda, Lorena, che sono le 11:07, adesso te la leggo. Però ecco, sensibilizzarli, far capire anche la loro sofferenza, secondo me è importante. La comunicazione che noi abbiamo con gli animali,
E poi magari si può parlare anche del fatto che gli animali vengono dall'aldilà a salutare, perché gli animali comunque vengono e portano un saluto, cioè rimane comunque quello che è un legame d'amore. Lorena ti dice una domanda, un gatto in casa non soffre per non poter cacciare o arrampicarsi sugli alberi? Ti dico, i miei no, vivono in casa, non riesco a buttare fuori. No, non c'è Guarda, storia. io vedo i miei che giocano con le mosche così, ma sì, è una cosa che dispiace anche a me. Io, vabbè, abito al secondo piano, non posso assolutamente farli uscire perché non c'è la possibilità. Però se si potesse farli uscire, io li farei uscire, sì. Sì, Io devo perché... dirti, abito a pian Però non li terreno, vedo proprio. ma io abito a pian terreno e fuori c'è il prato, però non amano uscire, non amano No, uscire. È vero che in casa io ho messo dei scatoloni, quindi sembra Quindi che devo piacciono. traslocare da un momento all'altro, ma non è così. Perché loro giocano questi scatoloni, ci fanno. Finalmente ho capito che mettendo scatoloni non fanno l'unghia nel divano. Quindi grattano scatolone, corrono, saltano, si nascondono dentro, poi c'hanno un po' di topi finti per terra, quindi li portano Agli dentro. scatoloni mi piacciono un sacco. Guarda, Sì. casa mia sembra una casa da trasloco, perché tra scatoloni ci sono ovunque. Però mi sono resa conto che li adorano. E i miei, Sì. pure stando pian terreno, Non escono. non No, ma sono anche penso che interessati. quando li porto fuori, che mi capita soprattutto quando sono al mare col guinzaglio così, stanno fuori 10 minuti e poi vogliono tornare in casa. Perché... Io Non sono credo dei grandi, che i miei non sono dei grandi girovaghi, no, anche quando li io porto amo il gatto, fuori. amo la casa. Io Sì. vedo la mia si è fatta tutte le sedie di tutta la sala, le sedie di tutta la cucina, i divani, il letto. Scende da una parte, mangia, sale dall'altra, dorme, sempre la miccia nera. Quell'altro ogni tanto c'è un scatolone, c'ha l'attimo di follia, poi però mangia e ridorme. Io ogni tanto li guardo e dico, c'è vita d'animale. Ti fa ricomprare le sedie. No, Loro, sai, ogni tanto mi chiedo, non mi accorgo, loro perdono il pelo, soprattutto la miccia, c'è il pelo lungo nero e mi alzo, sta piena di peli, però vabbè, ormai si gira così qua. Allora, Rita, domanda per Eder, ma gli animali che vanno nell'oltre ci sono vicini anche qui? Li ritroveremo tutti quando andremo nell'oltre? Allora. Nelle comunicazioni, quando si fanno dei contratti, io chiaramente li faccio con le persone, spesso ho degli animali, quindi tra l'altro loro si fanno riconoscere. E lo dicevo anche a Antonella, a volte le persone, se una persona dovesse dire a me, guarda, ho qui un cane, io dovrei dire quale, ho avuto tanti cani, ho avuto tanti gatti, e quindi dovrei, però li ricordo tutti. Devo dire che mi portano nel tempo, quindi non so, ero ragazza, e poi si fanno riconoscere per la taglia, per come erano, magari per cose particolari che facevano. Quindi sì, arrivano e portano un saluto. Spesso lo lancia perché, ad esempio, nella mia esperienza, quando io ho perso degli animali, sono sempre venuti a salutarmi. Ed è una cosa che io, cioè, non, o nel sogno oppure l'animale ha un odore particolare. Ah, sì. Io ho avuto un Rottweiler che ho adorato. Questo Rottweiler è campato per 13 anni e poi è morto, insomma, all'improvviso. Ero appena venuta via da un veterinario. E mi ricordo che ho cercato di fargli il massaggio al cuore, ho anche cercato di fargli la respirazione bocca a bocca. Cioè, adesso magari c'è chi si scandalizza, però io in quell'attimo, 13 anni di Rottweiler,
avrei fatto qualsiasi cosa. Chiamato subito il veterinario e l'ho allertato, gli ho detto: guarda, lo ricarico in macchina, arrivo, pesava una cifra. E lui mi disse: lascia stare perché ora che arrivi non c'è più. E chiaramente aveva un odore particolare. Io mi ricordo che dopo 3 giorni io avvertì l'odore del cane in casa, il forte, intenso, e capì che in quel momento mi stava salutando. Ma anche per gli altri animali, nel sogno o attraverso l'odore, io sento tanto gli odori, capisco che vengono a salutare, lo fanno anche da di là, attraverso i contatti arrivano e fanno rivivere questo legame di amore con persone che chiaramente li hanno amati tanto, quindi non vengono mai, ad esempio, da padroni che li hanno maltrattati. Non mi piace molto la parola padrone, la uso solo per farmi capire, però spesso con persone che hanno avuto un legame molto molto forte e non con persone che li maltrattavano. Quindi io credo che gli animali sì, li ritroviamo. Ma io ho notato, non so se tu mi confermi perché sei più esperta di me sotto questo punto di vista, che hanno una finestra di 10 giorni prima di andare veramente di là. Sì, l'abbiamo anche noi a una finestra, non è che andiamo 10 giorni. giorni. Io ho notato con alcuni miei animali 10 giorni, cioè sapevo che c'erano, poi al decimo giorno non c'erano più. Sì, dipende, non è che c'è una. Una cosa fissa. Non è che c'è un tot di giorni fissi, ma così è anche per noi. Quando noi sostanzialmente ci stacchiamo dal corpo, e quindi il corpo cessa di esistere, ci allontaniamo pian piano e pian piano entriamo nella fase completa spirituale. Quindi è un processo dove però non lo possiamo quantificare noi con il tempo, sempre ricordando che nell'aldilà non c'è, quindi a volte le persone mi dicono: ah, ma però allora questa qui di giorno soffre, no? No. Perché i due concetti sono diversi, la nostra è il tempo, mentre per loro no, quindi il processo per loro è di pian piano avvicinarsi al mondo spirituale, ma diventa quasi immediato. Per noi che abbiamo il tempo, invece richiede dei giorni dove loro si staccano lentamente da quello che sono le loro abitudini, ma anche per gli animali così, perché sono legati, tanti sono legati alla casa, sono legati, ma soprattutto sentono la sofferenza di chi li ha persi, no? Perché c'è questa connessione estremamente forte e quindi anche loro hanno questo passaggio nell'andare nell'aldilà e in casi veramente stretti vengono proprio salutare, ma come arriva, come capita per le persone che arrivano nel mondo spirituale o in sogno o perché danno un'evidenza o comunicano, ci sono, così gli Sì. animali portano il saluto. Ad esempio, una cosa che io mi ricordo con la cagnolina che avevano preso i miei genitori, quella che parlavo prima, che non entrava nel prato, lei era arrivata a un certo punto che era cieca ed era sorda, no? Yes, succede. Lui aveva cominciato a perdere proprio il senso dell'olfatto e la sua condizione ha continuato veramente a peggiorare. E quando io ho cambiato casa, lei non capiva più dov'era. Io ho cercato una casa con il prato per lei, però lei, poverina, non capiva più. Prima girava a casa e tutto era abitudine, però poi era tutto nuovo, non riusciva più a capire, non riusciva. E mi ricordo che a volte la guardavo, diceva: esce pian terreno, c'è prato e c'è il pezzo di cemento, perché il prato comunque, benché l'abbia voluto per lei, chiaramente lei non lo usava, però a me occorreva uno spazio esterno per almeno poterla far uscire, perché cieca e sorda, dove la porto io al guinzaglio, la stresso. Poi lei ha sempre detestato uscire, quindi non ce n'è. Però mi ricordo che in quella fase lì, quando
quando io poi l'accompagnavo, la facevo uscire a volte, sai, lei continuava a sbattere contro il muro, non riusciva più a capire da che parte andare, quindi magari faceva due passi ma poi picchiava contro il muro. Poi lei è andata nel mondo spirituale. La cosa buffa, ed è stato il suo saluto, è stato che io l'ho vista correre, perché lei effettivamente aveva difficoltà poi a camminare. E il suo saluto per me è stato il vederla anni prima, quindi quando lei era giovane, che correva, ma come io in realtà non l'ho mai vista fare, perché lei aveva tutte queste sue dinamiche di paure, invece la vidi correre, e correre non nella mia direzione, nella direzione opposta, e capivo che stava andando, che nello stesso tempo era il saluto. E quindi sì, gli animali ci sono, gli animali appartengono a noi nella vita, appartengono a noi anche nell'ambito spirituale, quindi sono veramente degli elementi importanti per noi. Estrema protezione nella nostra vita, estrema protezione nell'aldilà. L'animale da sempre ritiene una carica. Nello sciamanesimo si utilizza il potere dell'animale, quindi l'animale da sempre ha avuto un ruolo importante nella nostra vita e così lo è nell'aldilà. Quindi non li perdiamo e loro si manifestano. Occorre sempre quella sensibilità, quell'amore verso gli animali. Quindi questo è. Speriamo che le persone imparino nel tempo, invece, sai, a capire sempre di più l'importanza. Ma per me le cose stanno migliorando perché vedo anche i proprietari, no, io abito a Milano e i proprietari sono molto più gentili con i loro animali. Cioè, Non tutti, Antonella. Io penso che prima o poi le prenderò, tantissimi. penso che prima o poi da qualcuno le prenderò, perché quando li vedo maltrattare io intervengo. Prima o poi mi faranno nera, però io non Non so, qui nel sopporto milanese, sai, il vivono tratto tutti della in gente. casa, sono tutti sul divano, quando li vedi in giro sono lì che aspettano il cane, che poi si muovono. Cioè, io tendenzialmente vedo sempre queste scene qua a Milano, poi non so, in giro. L'animale, sai, tante volte diventa anche una moda, no? Se ci fai caso, i pitbull, c'è stato un momento che erano una Sì, moda, anche perché la carica volevano dei tutti 101 con i pitbull. dalmata, c'è stata l'invasione dei dalmata con la carica dei 101. Sai, abbiamo un po' il concetto del pensare, ma non so come dire, quando avevano iniziato a tatuare i cani, che io avevo detto, ma brutti dementi, ma tatuatevi voi, fate un tatuaggio al cane perché è moda, oppure coloravano il pelo, no? Vedere il cane che tanti li prendono e diventa una moda, quindi neanche sanno capire. Questo è ciò che destabilizza, secondo me, è proprio la mancanza di cultura che noi abbiamo, no? Sì, anche prendere un cane bisogna anche sapere prendere il cane, perché allora una persona che non ha mai avuto un cane, forse è meglio che si prenda un labrador o comunque un cane di questo tipo. Prendere come primo cane un lupo cecoslovacco, ma anche no. Perché bisogna saper gestire questi cani. Sono cinque generazioni praticamente che sono in cattività e tu puoi Sì, prendere un lupo slovacco, ma questo ti sana se non sai come ma il fare. tutto poi ritorna all'equilibrio della persona, perché se ti capita quello che è isterico, e chi ne fa le spese è Ah, no. sempre la parte più debole, Ma no? anche un Rottweiler, se non hai le caratteristiche idonee, non lo prendere Rottweiler, ti sana. Eppure ti dico, Robaira era un cane fantastico. Io l'ho Ma sai che è avuta a pericoloso. 13 anni. E ti dico, era un cavallo, perché era una femmina, ma lei veniva dalla Germania ed era un fuori Italia, era mastodontica.
Ma e poi per non farla sentire solo, le avevo preso uno Yosha. E Uguali, uguali. quello che mordeva era lo Yosha. E tutti guardavano Rottweiler, Rottweiler ti guardava. Quello che era particolare era che Rottweiler ti fissava, tu non capivi cosa aveva in testa sto cane, ma in realtà non ha mai fatto niente. Poi dietro Rottweiler c'era sto pistolino di 2 kg, che tra l'altro era un trovatello, e il veterinario mi disse: senti, tienilo lì finché troviamo la padrona, perché c'era il microchip. La padrona salta fuori praticamente dopo 6 anni, abbi pazienza però. Lei cosa faceva? Si nascondeva dietro le zampe del Rottweiler e le persone guardavano il cane grosso, no? E come tu camminavi, e io dicevo: guarda, non ti fa niente, tranquillo, perché ti guarda ma non fa niente, non ha mai fatto niente. Il problema era che partiva l'altra e poi prendeva la caviglia, ti mordeva e ti faceva tac. Capito? C'era quella grossa che la difendeva. Poi come la guardavano era già sparita, non si capiva cos'era successo perché era già Aveva dei sparita. buoni amici la Yorkshire. Sì, arrivava, colpiva e spariva, appunto, non riuscivi a capire, era un razzo e non riuscivi neanche a fermarla, era quello il problema. E quindi era una cosa allucinante, però tutti guardavano questo Rottweiler così grosso. Buonissimo, io andavo in giro con questo cane libero e mi stava al passo. Quindi poi sì, bisogna saperli, come dire, Sì, bisogna saperli guidare. bisogna avere carattere con certi cani, cioè devi avere un po' di esperienza, non puoi prendere come primo cane un cane così. No, sono d'accordo su questo, però sai, io devo dire che la mia esperienza è stata fantastica. Però, ad esempio, ognuno parli con persone che hanno avuto Doberman, ti dicono sono i cani migliori, no? Ah, beh, sì. Poi No, ma ognuno sì, basta avere secondo la me ha dei conoscenza, cani no, migliori. no, ma basta avere la conoscenza, vanno bene tutti, eh. Però io dicevo, come primo cane non è il caso di andare a prendere cani di un certo tipo, è meglio stare su cani più tranquilli che hanno avuto tanti anni di allevamento, quindi hanno delle caratteristiche caratteriali di un certo tipo, uno impara a gestire il cane e poi va bene, si può prendere. Vuole, però partire con un Assolutamente. cane che non sai bene come gestirlo, anche no, no, È perché sempre un diventano così, concetto, sai, il colore capobranco, poi è sempre un concetto di responsabilità, è sempre un concetto dove comunque devi capire che loro hanno un carattere, e sì, lo ma il vai pastore proprio tedesco non è prevalere. così facile, eh. Un pastore belga non ha un carattere così facile, eh? Cioè, Perché i mare bisogna magni ne avere, paghiamo. cioè devi essere tu come proprietario ad avere un carattere, certe caratteristiche, non lasciare certi spazi. Se non sai come fare, non è il cane, cioè non sono i cani da prendere come prima esperienza. No. No, assolutamente. Tu forse non lo sai, ma anni e anni e anni fa io toilettavo i cani, li preparavo le Ah, mosse. non lo sapevo. Avevo fatto un corso e all'inizio mi disse questa persona che non c'è più, lui è stato una persona molto importante nell'ambito della toilettatura, e disse: guarda, tu non sei portata per questo lavoro, è meglio che lasci stare, perché io le accarezzavo, le coccolavo, micio micio bau bau, e lui diceva: se tu fai così un cane non lo toiletti più. Allora quel giorno lì io dissi: vabbè, senti, cosa vuoi che ti dica, finisco la giornata, e poi me l'ero un po' presa, onestamente. Andando verso sera, io però avevo cercato di cambiare un po' il modo con il quale facevo per evitare di essere mandata via. Alla fine divenni la pupilla, perché avevo capito che effettivamente micio micio bau bau, il cane non stava più fermo, no? In quel posto lì si facevano tanti barboncini, si facevano tanti. E quindi mi ero fatta proprio l'esperienza del barboncino, con questo ciuffo, questi bombono alle zampe, la coda con.
Poi questo lavoro l'ho fatto per un po', lui era un giudice di gara importante e io preparavo i cani per esposizioni, quindi devi farle proprio bene. e quindi li conoscevo i cani, no? Caratterialmente. E ti dico, le uniche morsicate più brutte che ho preso, le ho prese tutte dai cagnolini piccolini. Ah sì, ma loro sono terribili. I bassotti, ma Ah, a me piacciono i guarda, bassotti. il bassotto mi ricordo che l'aveva Sono delle portato lì. teste dure. Pazzesco, Sono io. ma aveva portato lì sto bassottino, era arrivato da Bassotti questo qua terribili. unito, sai. Tu pensa all'animale. C'era la sala d'attesa e poi dentro c'era la toilettatura, perché se il cane vede il proprietario non sta più fermo. E allora il proprietario non può entrare. Allora mi aveva portato questo bassottino piccolino, tenerino, bellino. Sì. E io non l'avevo ancora finito, però pezzina qui, bacetto là, e alla fine mi ero seduta sul tavolo, lo stavo strippando, tenendolo sulle ginocchia, dovevo finirgli solo la parte dietro. Lo stavo facendo proprio lentamente perché il proprietario doveva arrivare un'ora dopo, no, che è arrivato un'ora prima. Questo ha sentito l'odore del proprietario nella sala d'attesa. Come ha capito che c'era il proprietario? Da piccolino, tenerino e dolcino, diventato una iena, mi ha messo tutti i denti che aveva nella mano, mi ha lasciato tutta la morsica perché non mi mollava più, perché ha capito che c'era il suo proprietario. Quindi prima stava lì tutto, ha sentito l'odore del proprietario, si è sentito forte. E praticamente io ero lì che con la mano lo carezzavo per tenerlo fermo, stavo finendo di stripparlo. Lui cosa ha fatto? Mi ha preso la mano, me l'ha morsicata, mi ha fatto andare a sangue. E chiaramente il padrone ha sentito aia, ha sentito il cane, ha riconosciuto, ringhiò il cane, è entrato, c'ero io con la mano tutta insanguinata perché aveva un morsicone che guarda, no, non finiva più. E sto qui, sto infame, che dopo un'ora che lo coccolavo bacino, micio micio bau bau, mi ha tirato una morsicata assurda, ma solo i piccolini mi hanno morsicato. Tutti gli Sì, altri, sì, sì. schnauzer. Sono tremendi. Sì, però vabbè, voglio dire, il cagnetto piccolino ti morsica perché poi lo conosce, non sei la proprietaria, però il cane grosso, se non lo sai gestire, sono questi qui con un carattere di un certo tipo. Diventano loro i capobranchi e non hai più vita, eh. Cioè, Ah sì, ma stai scherzando, sì, guarda, è terribile. bisogna avere carattere con cani di un certo tipo. Saperli Sì, ma gestire, e impari con assolutamente. l'esperienza. Se non hai mai avuto un'esperienza con nessun cane, non puoi andare a prenderti un cane. Te l'ho detto, però tante volte diventa una moda, no? Io Ah sì, che... ma i pitbull, guarda che sono bravi, eh. I pitbull litigano con gli altri cani, non attaccano le persone, litigano con gli altri cani, pitbull. Lo so, ma però, cioè comunque chi li ha deve avere un equilibrio a non tenerli. Ah sì, quello assolutamente sì. Ti leggo quest'ultimo messaggio, poi chiudiamo, abbiamo fatto Sì. 11:30. Allora, Patrizia, ciao Patrizia, io ho un beagle, Ariel. Quando mi sono ammalata tanti anni fa, lei aveva già capito quello che avevo, perché mi metteva il suo muso nella parte ammalata. Quando dopo un anno i medici hanno capito quello che avevo, ha smesso di mettermi il muso sulla parte. Io e lei siamo in simbiosi. Sì, sono eccezionali, sono favolosi, loro capiscono, non c'è niente da fare, sono veramente eccezionali. Sì, guarda, vorrei dirti tutti gli animali, te li prendo tutti. Perché non me lo posso permettere di fare una diretta con i pappagallini qua, ma se tu dovessi vederli, cioè uno dice, eppure un pappagallino, ma è possibile? Io ti dico, io non credevo, non pensavo che i pappagallini potessero interagire così, ma eppure ti stanno addosso e hanno un modo di chiamare quando vedono, ad esempio, che... Non so, vogliono uscire dalla gabbia, hanno modo di chiamare. Ti vedono andare via,
un altro modo che ti fanno capire che torni eppure sei pappagallino. Quindi vedi, è proprio l'energia che loro mettono, cioè che loro mandano. Ci stanno dando tutti la buonanotte. Sì, credo. È stato bello però stare in compagnia, è stata una bella serata, abbiamo fatto tante condivisioni, i nostri animali, Ringrazio se ti può te. ancora, così parleremo invece anche di vostra pratica, come tu intervieni e chiaramente Volentieri. poi metteremo anche quello che possa essere un link dove se le persone vogliono usufruire della guarigione che tu invece utilizzi, verso gli animali e della tecnica che tu hai, sanno come poterti contattare. D'accordo? Magari se vuoi lo puoi scrivere anche tu, nei commenti sotto scrivi la tua mail o dove vuoi o come vuoi che le persone ti possano rintracciare laddove hanno bisogno di Molto aiutare gli animali che hanno. D'accordo? volentieri. Io ti scriverò per i miei gatti. Ringrazio te, ringrazio Bridges of Light che mi ha ospitata, Gaetano, e auguro la buonanotte a tutti voi che ci avete seguiti. Grazie Sì. tante. Grazie che siete stati tutti in compagnia, che avete condiviso anche voi quello che sono le vostre esperienze. È sempre bello parlare e condividere le cose, fa sempre piacere, no? Quindi ci ritroviamo presto. Adesso che hai capito che è la connessione, Sì, devo venire qua, perché a casa non va esatto. bene. Esatto, cioè lei per fare la diretta con noi ha dovuto andare da un'altra parte, però è stata così Sì, gentile sono che venuti nello studio perché ha a casa c'ho lo spot e non andava. Devo venire qua che c'è il wifi. Sì, come si dice, sai, non tutti accettano però di spostarsi per grazie, grazie Il resto perché che torna a casa. esatto. Più che tutto, sai cosa? Purtroppo era veramente impossibile capire l'altra volta. Non to cioè, No, vabbè. infatti, no, no, È proprio da problemi di persi, connessione. non mi fa niente. Il wifi funziona, va bene. Sì, infatti, però guarda, grazie per la tua disponibilità, grazie Grazie a perché voi, veramente grazie. ospitato e grazie a tutti e ci risentiamo presto, quindi io ti prenoterò ancora, parleremo ancora degli Volentieri, animali, volentieri. parleremo di ciò che fai tu anche a livello fisico, come invece vai ad aiutare. Molto D'accordo? Quindi volentieri. grazie ancora, un abbraccio Grazie e buonanotte a tutti. a te. Buonanotte Ciao. a tutti. Ciao ciao. Ciao.